Grazie Presidente. Onorevoli cari colleghi, la Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario si era già costituita nella precedente legislatura. Il tempo di durata è stato limitato per la scadenza naturale della legislatura stessa, quindi riteniamo opportuno che si costituisca una nuova Commissione che non avrà scopi di indagine punitiva su ciò che è avvenuto. L'indagine e eventuali condanne nei confronti di chi colpevolmente e o dolosamente ha causato il collasso di tante banche italiane spetta alla magistratura, che auspichiamo faccia chiarezza individuando responsabilità e colpe coi relativi provvedimenti giudiziari. Spetta alla Commissione studiare e analizzare ciò che è avvenuto negli ultimi anni per essere in grado di portare poi in aula quei provvedimenti che serviranno a regolamentare il sistema bancario, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività produttive sane che necessitano di capitali per svolgere la propria attività. Una piccola analisi della storia degli ultimi anni. La crisi che colpisce l'Italia dal 2007 è stata di carattere finanziario e non economico. Porto l'attenzione delle storie, dell'esperienza anche mia personale, in cui anni fa noi imprenditori avevamo rapporti con piccole banche locali molto identitarie. Faccio degli esempi: nel mio territorio avevo a che fare con la Cassa Risparmio Verona Vicenza Belluno, Banca Cattolica del Veneto, Banca del Friuli, Popolare Belluno, ed erano viste come un'istituzione solida con a capo un direttore di filiale del posto che conosceva tutti, dando sicurezza ai risparmiatori e fiducia alle attività commerciali e produttive che operavano nel territorio. A un certo punto qualcuno ha detto che dimensioni piccoli non potevano restare sul mercato, spingendo verso la fusione delle stesse. Inizialmente questo ha avuto effetti positivi perché il valore delle azioni delle banche è salito, ma pochi anni dopo lo scenario è cambiato, sia per i risparmiatori che per le aziende che chiedono capitali. Nel giro di poco tempo siamo passati da una situazione in cui le attività commerciali vendevano persino rasoi e asciugacapelli a rate, e se decidevi di costruirti una casa, la banca era disposta a finanziarti l'intervento anche con il 110-120% del necessario. Siamo passati da questa situazione a una in cui i risparmiatori si sono ritrovati con i risparmi intaccati dalle perdite, ricordiamo bond argentini, subprime, NPL, crediti deteriorati. Alle aziende che necessitavano di capitali si è iniziato a parlare di Basilea 1, Basilea 2, e che capannoni e case che concedevano in garanzia per le banche non avevano più alcun valore, diminuendo così alle aziende il credito alle aziende. Emblematiche del passaggio da una situazione all'altra sono state quelle scene degli impiegati della Lehman Brothers che uscivano con gli scatoloni in mano dai loro uffici. Si diceva per quelle banche che erano troppo grandi per fallire, too big to fail. Invece da quegli episodi è partito l'effetto domino che ha sconquassato tutta l'economia mondiale, compresa la nostra. Analisi e studi per capire che cosa è successo sia a livello macroeconomico che a livello locale è fondamentale. Quindi l'attività della Commissione sarà propedeutica a una serie di norme che tornino a rassicurare il risparmiatore e dare possibilità alle nostre aziende di reperire il capitale per le loro attività. Per questo motivo noi della Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione siamo favorevoli alla costituzione della Commissione. Grazie senatore Saviano.